i vigili urbani, la polizia municipale, quindi la situazione ormai è stata presa. Ecco, la macchina degli ispettori. Ecco, la situazione è praticamente sotto controllo. In questo momento sono sulle scale, soffitto, all'ultimo piano dove vi abbiamo mostrato tutto il degrado e la bruttura di un vivere emarginato e nella paura. Alcuni abitanti di questo stabile sono insieme ai vigili che stanno facendo le loro dichiarazioni. Mi limito a questo video perché non è possibile fare altro, però vi comunico il successo della nostra segnalazione, del nostro intervento, che ha consentito un immediato e sperabile intervento definitivo nel liberare questo palazzo da questo assedio dei balordi che ogni sera vengono dormire, a bivaccare. Io vi saluto, un caro saluto a tutti voi. Buon pomeriggio a tutti, svegliati Alessandria, siamo qui dal lato di via Verona numero 17, sempre nello stabile di proprietà dell'ATC. Adesso andiamo a sentire i nostri amici, il professor Mazzini, Piero e Giulio, il motivo per il quale questo pomeriggio ci siamo ritrovati qui, tanto vediamo delle auto della Polizia Municipale. Professore, cosa è successo? È una giornata, un pomeriggio molto felice per noi di Svegliati Alessandria, perché finalmente abbiamo ottenuto un risultato che spero molto, molto grosso, clamoroso in qualche modo. Ci sono una ventina di persone tra ispettori ambientali e vigili municipali sopra Anche l'assessore Cicaglioni anche e l'assessore dirigenti Cicoglioni, dell'ATC. che stanno valutando la situazione così come gliel'abbiamo descritta. Probabilmente arriveranno anche unità cinofile, potete immaginare perché cosa, e io sono veramente felice. Ho visto nelle persone, negli abitanti, la gioia nei loro occhi. Ho visto la gioia e questa è una bella Ecco, soddisfazione. Piero, facendo un passo Certo. indietro, Bene. stamattina cosa abbiamo fatto? Stamattina ci siamo recati in comune e abbiamo chiesto un'udienza al sindaco. Abbiamo parlato con la segretaria, vabbè, il sindaco in quel momento non era presente e la segretaria ci ha ascoltato. Naturalmente la segretaria voleva impostare il tutto in una forma burocratica, al che in un primo momento abbiamo fatto la nostra relazione pacata, dopodiché siamo entrati nel vivo del discorso e abbiamo detto a noi non interessa burocratizzare questa faccenda. Lì in via Volturno, in via Verona, c'è una fetta di umanità che è sofferente, una fetta di umanità che vive in condizioni veramente D'assedio, è sotto assedio, sotto assedio, di sporcizia, di disordine, di di paura. pericolo, di paura. E allora abbiamo detto vogliamo andare direttamente dagli assessori, alle Può istituzioni, risolvere la da situazione? coloro che possono eventualmente direttamente parlare con noi e risolvere la questione. Bene, siamo tornati a casa, dopo neanche un'ora è arrivata una telefonata, mi ha chiamato l'ispettore della Polizia Municipale dicendoci che alle 14:45 sarebbero venuti a fare un sopralluogo. Siamo venuti qua, noi del gruppo Svegliati Alessandria, abbiamo trovato Spostiamoci verso tre la piazza. volanti della polizia,
Dopodiché insieme ci siamo recati nei piani, dove ci aspettava anche un nutrito gruppo di donne residenti con i figli a seguito, eccetera. Naturalmente molto arrabbiate, no? Perché volevano cogliere l'occasione per sfogarsi, certo. Però abbiamo detto di star tranquille, che le cose bisogna farle al momento giusto. Bene, i poliziotti si sono fermati, adesso, come diceva prima Luigi, attendono l'arrivo dell'unità cinofila, perché intendono fare un approfondimento sulle ricerche, sulla perquisizione di queste... su quello che è possibile ipotizzare, perché... E fare poi una relazione da consegnare a chi di dovere. Alla magistratura. Anche perché è chiaro che un via vai di questo genere può presupporre almeno due cose, due tipi di mercimonio: uno, quello del consumo di spaccio stupefacenti, e anche, abbiamo sentito, ma non ne abbiamo la certezza, anche diciamo prostituzione o comunque qualcosa di questo genere. Noi abbiamo finito il nostro compito, perché noi abbiamo scoperto anche un'altra cosa, Luigi, che all'ultimo piano c'è un locale adibito a, diciamo, deposito di materiale rubato, biciclette, motorini, eccetera. Noi abbiamo finito il nostro compito, ne siamo orgogliosi, siamo felici. È vero, professore. Per i quali abbiamo agito e abbiamo risolto qualche problema, speriamo, e ci auguriamo che questa situazione sia definitivamente chiusa, perlomeno fortemente ridimensionata. Il nostro impegno, l'impegno di Svegliati Alessandria, è quello di proseguire, di andare avanti senza paura, senza timore, a fianco della gente di questo sito. Benissimo, ottimo, Pier. Benissimo, allora un saluto a tutti, a Gianni che ci segue e che ci vede con affetto. Va bene. Ciao.